Ciao a tutti, è appena finita San Donato Reggiana, Reggiana ha vinto 3-0, che rimane sempre la cosa più importante, una partita giocata molto bene, a mio modo di vedere, dalla Reggiana, che è riuscita a governare benissimo la partita dal primo all'ultimo minuto. Fra l'altro è la sesta vittoria consecutiva, quindi dà una continuità importante sia di risultati che di gioco, perché la Reggiana nelle ultime tre partite ha fatto veramente delle ottime partite, ha dominato tendenzialmente l'avversario quasi per tutto il tempo e questa è la Reggiana che vogliamo vedere, una Reggiana sicura, una Reggiana che sa giocare, che è convinta e che non si lascia distrarre da varie situazioni, soprattutto di campo. E in questo caso direi che è stata una partita perfetta. Arriva il gol già al 14esimo, grazie a un tiro di Kabashi che è leggermente fuori traiettoria rispetto alla porta, però il portiere va in confusione, la colpisce e la manda in porta. I vari siti di informazione danno un autogol, ma a mio modo di vedere era un gol di Kabashi, ma fa lo stesso, va bene così. L'importante è fare gol. E da lì in poi la Reggiana prende veramente il dominio e il San Donato non fa altro che schiacciarsi nel suo centrocampo. E comunque di variazioni ce ne sono. Pellegrini, che veramente oggi ha fatto anche lui un'ottima partita, dove non si è mai demoralizzato, nonostante abbia sbagliato un paio di gol che potevano essere abbastanza semplici per lui, però è stato veramente caparbio. Ha giocato su ogni pallone. Non si arrendeva mai, ci provava ogni volta. E quindi, insomma, complimenti al giocatore che, nonostante la giovane età, comunque dimostra di avere del gran talento e soprattutto della gran voglia di giocare. Il primo tempo finisce con un regalo del San Donato alla Reggiana. Infatti, Ubaldi, se si chiama così, ma mi pare proprio di sì, viene espulso per doppia ammonizione. Prima ammonizione la prende qualche minuto prima per proteste, ma proteste assurde perché era un'azione anche in questo caso di centrocampo che non c'era assolutamente bisogno di protestare perché alla fine se ti dava la punizione contro a vantaggio cambiava poco e poi data l'inerzia della partita veramente quella protesta lì suonava proprio di ridicolo, però l'ha fatta, capita a volte di perdere la testa. E poi sì, diciamo completa l'opera l'attaccante del San Donato agganciando il piede di Cigarini che stava correndo. Altra ammonizione assolutamente giusta e il San Donato già in difficoltà di gioco rimane in 10. La Reggiana rientra con un altro piglio che, cioè, dire la verità, aveva giocato molto bene nel primo tempo, ma entra convinta che la partita è finita e questo va bene perché aumentano la loro sicurezza e in effetti le azioni diventano sempre più fisse e soprattutto Pellegrini si fa vedere più di una volta in area per colpire la palla verso la porta. E arriva infatti il gol proprio appunto di Jacopo Pellegrini al 54esimo, fra l'altro un bel gol dove lui lancia se stesso, poi un errore un po' banale se vogliamo della difesa del San Donato, però riesce a segnare il suo gol con una bella rasoiata verso la porta a raso terra. Quindi 2-0 e lì decisamente la partita è finita. Al 67esimo arriva un gol molto molto bello di Lezza che colpisce la palla fuori dall'area, probabilmente da 30-35 metri, e insacca la palla dietro le spalle del portiere che obiettivamente anche in quella situazione lì poco ci poteva fare. Se riesco a trovare l'immagine magari a fine video ve le posto. Cosa dire? Beh, diciamo che la Reggiana ha giocato molto bene e la cosa più importante forse è sicuramente l'inserimento di Capone, Cristian Capone che è stato appena acquistato dall'Atlanta, è un giocatore che ha giocato quasi tutta la partita e ha giocato molto bene, a mio modo di vedere, non è certo Matic Ljubber perché credo che abbia sostituito lui visto che era affaticato. Però ha fatto un'ottima partita e secondo me sarà un elemento da tenere d'occhio per il proseguo del campionato e potrà sicuramente dare una mano alla Reggiana per fare bene. Dall'altra parte, oggi è anche tornato Montalto che mancava da 6 partite e sinceramente è mancato la sua capacità di andare in gol e il suo senso del gol. E se dovesse incominciare a fare un'intera partita sarebbe una cosa molto interessante. Oggi la Reggiana è a 55 punti, quindi distacca l'Entella che rimane a 46 dopo il pareggio contro il Gubbio. Fra l'altro è uno scontro di vertice, è finito a 0-0, quindi ci sono 9 punti. Certamente il Cesena a 45 a 10 punti dalla Reggiana deve ancora giocare, giocherà contro il Pontedera, però diciamo che il Pontedera non è certamente una squadra da sottovalutare. E questo potrebbe magari, speriamo, mettere in difficoltà Cesena che se perde altri punti male non ci fa.
E comunque la partita è stata molto bella, come detto, la Reggiana ha fatto il suo e ottima prestazione praticamente di tutta la rosa della Reggiana che ha giocato perfettamente. Detto questo vi saluto, se riesco come detto vi posto in fondo al video il gol di Laezza che merita sicuramente di essere visto. Ciao a tutti e buona giornata.